primo derby lombardo dei due in programma nella seconda giornata se lo aggiudica la Red October, che non sbaglia l'esordio stagionale casalingo e piega 97-80 la Vanoli. Debutto con successo in A e da capo allenatore di Cantù per Marco Sodigni. Resta a 0 punti in classifica dopo 80 minuti Cremona. Culpepper e Chapel sono ispiratissimi. La retroguardia di Sacchetti non regge l'urto. Più 8 dopo 4 minuti per i padroni di casa. 25-17 al decimo. La Vanoli non è precisa da oltre l'arco. 5-17 alla pausa e perde diversi palloni. 12-20. Cantù viaggia con il 53% dal campo e allunga. Parziale di 28-13 in 9 minuti e più 23 al 19. In avvio di ripresa, Culpepper, Burns e Smith permettono alla Red October di portarsi sul più 28. Martin non getta la spugna, 82-59 al 30, ma in apertura di quarta frazione Chapel chiude definitivamente i giochi, più 28 per i Brianzoli, 25-46 da 2, più 6 a rimbalzo per Cantù, contro il 20-40 e 17 palle perse degli avversari, 24 con 6-8 da 2 e 4-6 da 3 per Chapel, 17-7 assist, 5 falli subiti e 27 di valutazione per Culpepper, 15 con 6-7 al tiro per Crosariol, 12 più 10 palloni catturati per Burns, 8 le assistenze di Smith, dall'altro lato 17 per Martin, 14 per Ricci, 9 gli assist di Johnson Odom.